Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Un programma ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni. Benvenuti o bentornati, questa è l'Italia Ascolta il Piave, il post radiofonico condotto, come dice giustamente la sigla, dall'artigliere Gianluigi Leoni, che vi fa compagnia ormai da più di 4 anni per ricordare la nostra guerra, i nostri nonni in grigio verde, questi ragazzi partiti più di 100 anni fa per il fronte. Ragazzi che avevano voglia di vivere, che hanno tante storie da raccontare, la battaglia della memoria, che è quella più dura che combattiamo noi, cercando di ricordarle. Ora subito i numeri per entrare in contatto con noi, che sono il 320 46 87 503, e anche le mail radiovacanze@gmail.com per chiedere appunto informazioni sulla puntata. Anche oggi avremo ospiti di tutto rispetto, a cominciare dall'assessore Barbara Denari, dal centenario della comune della Grande Guerra, del comune di Vittorio Veneto, e ancora Leonardo Malatesta, il nostro storico, e anche Pierpaolo Cervone, che ovviamente non è assolutamente da meno. Ci saranno tante belle storie da raccontare, ma prima di tutto i nostri saluti a un altro storico che so che sta facendo il cammino di Santiago in bicicletta, grande Andrea Rebora, anche a te un grande saluto di tutto cuore dalla redazione qui di Radio Vacanze per l'Italia Ascolta il Piave, e anche al nostro fonico che ci segue sempre, ci dà una mano, Enrico Muccitelli. A proposito di Enrico, stiamo organizzando con lui il 4 novembre, dopo la visita ovviamente all'Altare della Patria, poi andremo a trovare il generale Armando Diaz, un artigliere come me, e a cui andiamo a salutare appunto per fargli compagnia un po' e raccontarci che cosa è successo, anche se noi da lassù sono convinto che vede tutto. Bene ragazzi, se volete partecipare, cari commilitoni, fratelli d'armi di qualsiasi specialità, basta scrivere a radiovacanze@gmail.com o fare una WhatsApp al 320 46 87 503. Un saluto particolare anche a chi ci ascolta dalla Polonia. Io l'ho conosciuto da sergente, adesso ormai è di Padova, Michele, ormai è un maresciallo, 3-4 botte, 5 botte, non si conosce più, e ci fa piacere che anche lui ci ascolti dalla Polonia. Poi ci ascoltano, come sapete, dal Brasile, dall'Inghilterra, dalla Francia. Ringrazio queste persone anche dall'Australia che ci ascoltano e ci aiutano a raccontare la storia dei nonni in grigio verde. Una precisazione ci tengo molto, lo dico in maniera proprio molto serena, a ringraziare chi con le musiche ci ha dato veramente una grossa mano, ed è il nostro amico Giordano Zacchin del coro della Brigata Alpina Tridentina, che ormai da 4 anni ha veramente messo a disposizione tutto il repertorio. Ed anche, non di meno, il coro Ana Roma, con il suo maestro Osvaldo Guidotti, il presidente, l'architetto Morucci Stefano, e il segretario Dionigi Claudio, che ovviamente aiuta a dare una mano. Grazie a tutti ragazzi, perché siete fantastici per aiutare. Vi faccio proprio un grazie anche a nome dei nostri nonni in grigio verde. Allora vediamo se la regia riesce a mettersi in contatto con Barbara Denardi, l'assessore al centenario, e vediamo se riusciamo a parlare anche oggi con lei di qualcosa. Buonasera Claudia, Barbara, ben arrivata in trasmissione, come stai? Ecco, riesci a sentirmi ora? Sì. Sì, io ogni tanto mi distraggo, che devi fare? Sto vedendo le notizie che arrivano dalla redazione, ce ne sono tante da commentare, poi dopo le racconterò. Allora, bella manifestazione, Raduno dei Lagunari, ci racconti com'è andata e poi parleremo dell'argomento di oggi.
Beh, direi che è stato un grandissimo raduno, ci stanno arrivando messaggi praticamente da tutta Italia con i complimenti perché i lagunari lo scriveranno il loro miglior raduno nazionale. Certo. E anche i vittoriesi li ho sentiti molto, molto contenti per la spettacolarità di quanto è stato messo in campo sia dall'associazione sia dal reggimento lagunari, per cui è sicuramente una gran bella manifestazione. Allora, abbiamo potuto vedere sostanzialmente tutta la storia dei Fantime da Mar della Repubblica di Venezia fino all'attuale reggimento lagunari, con insomma vari step di divise storiche. C'è stato il sorvolo da parte degli elicotteri e poi l'esercitazione con la discesa in fast rope, per cui sicuramente cose che non facilmente si vedono. Certo. Diciamo che è stato uno sbarco più di un raduno. È stato, non sono riuscito a fare lo sbarco, questo manca, perché farlo al lago era si sarebbe potuto fare al lago, ma risultava un po' distante dal centro. No, ma come fanno loro, quando arrivano sembra che sbarcano invece di... sono carucci. Comunque sono stati veramente un momento di ricordo, ma anche di allegria questo raduno. Su quello bisogna dire che in fondo il pezzo di marina, no, come si dice, prende il sopravvento poi quando diventano allegri, questo bisogna riconoscere. Qualcuno mi ha mandato un messaggio dicendomi che è stato tra i raduni il più spettacolare fino ad ora. Vedi. Sta diventando un po' una gara chi fa il raduno più spettacolare. Bene, questo aiuta sicuramente le manifestazioni che si fanno in questi periodi, no? Che hanno comunque un valore importante, perché come dicevamo sempre la nostra... Come parlavamo era la battaglia più grande, quella che dobbiamo fare noi è quella contro la memoria, no? È quella che assolutamente è questa, che è quella che tu ti impegni, ma anche noi, come sempre, come redazione, come radio, cerchiamo di fare qualcosa di importante. Senti, invece l'argomento di oggi, mandando un nostro saluto anche a Gigi, no? Il generale, assolutamente. Gigi Temperini che... rappresenta anche il generale Nitti, il decano dei lagunari. Certo, allora bisogna salutarli tutti e dire che anche loro, quando vorranno, i microfoni della radio saranno sempre a loro disposizione. Allora, invece, la cosa bella di cui parlavamo oggi, mi dicevi, era il paracadutista. Cosa volevi intendere? Che noi, finito il raduno dei lagunari, stiamo già lavorando a quello dei paracadutisti, che è domenica. Penso sia un record avere due raduni nazionali nel giro di 8 giorni, però facciamo anche questo. Iniziamo sostanzialmente sabato con il consiglio del nazionale dell'associazione paracadutisti, poi a mezzogiorno ci sarà un omaggio alla casa di Alessandro Tandura, certo, vittoriese, insomma ne abbiamo parlato tante volte, primo paracadutista militare della storia. Poi arriverà la staffetta del centenario, che parte dai luoghi significativi della Grande Guerra del nostro territorio, e accenderanno un tripode in Piazza del Popolo. Poi ci sarà nel pomeriggio una conferenza su Alessandro Tandura, e alla sera la notte bianca con il concerto della banda dei congedati della Brigata Fulgore. Invece domenica mattina lo sfilamento e la cerimonia militare vera e propria, nella quale, salvo condizioni meteo proibitive, si lanceranno i paracadutisti del centro sportivo dell'esercito, e poi ci sarà un lancio con un bandierone da 1000 metri quadri, quindi più grande di quello che abbiamo visto il 4 maggio alla festa dell'esercito e poi il 2 giugno nei fori imperiali, che insomma simbolicamente segnerà il momento un po' più spettacolare del... Ma loro sono capaci a fare questo, li conosciamo, quei baschi amaranto che sono capaci di fare, anche se loro ci sfottano, ma anche noi, c'è un po' di sfottò, sanno sfottò, ci sta, sono contento che fanno una bella manifestazione, mi auguro che sicuramente riesca nel suo intento, perché poi, sai, loro quando si mettono in testa qualcosa sono abbastanza tosti per fargli cambiare idea, Questo è vero. Assolutamente.
Ecco, poi magari ti scrivo per mandarmi un loro contatto, che cercheremo di fargli raccontare anche a loro il raduno nella prossima puntata, che cosa gli ha lasciato, perché è importante poi, no, sai, dopo la manifestazione, vedere che cosa ti lascia indietro questo, sì, cosa ti porti a casa, perché è importante anche questo. È determinante, anzi, sicuramente, cosa ognuno di noi riporta a casa da questa esperienza, come quella che ho portato io quando vi sono venuto a trovare, e in particolar modo con le foto che hai consegnato, la raccolta fotografica è bellissima, ognuno che viene la guarda ne rimane veramente catturato, se vogliamo dire, per rimanere in tema. Ecco, questa è una cosa importantissima. Loro pure avranno ovviamente una diretta TV, come hai fatto per l'arma di cavalleria? Sì, e con me abbiamo fatto anche per i lagunari, sempre sulla Tenna TV. Invece questa sera ci sarà su Telechiara una replica del raduno dei lagunari in formato ridotto, nel senso che per un'ora e mezzo ci sarà la sintesi di un raduno che chi vuole rivederlo lo può vedere sul sito della Tenna TV, ha un video di 3 ore e 45, quindi è stato tutt'altro che un raduno breve. No, ma loro le cose breve non le sanno fare, io lo dico, no. Io li conosco, sono fatti così, non ci puoi fare niente. Vedremo i paracadutisti a quanto arriveranno, ma i lagunari sono arrivati a 3 ore e 45. Ah, vedrai, non finirebbe, anche noi siamo stati sulle 3 ore, ma noi mica per tanto, perché gli artiglieri sono sordi, no? Tutti dicevano basta, ma noi non li sentivamo. era quello, è stato comunque un bellissimo raduno anche quello. Bene, allora io ti lascio il tuo lavoro, mi aspetto questi numeri, così li proviamo a contattare e ci faremo sicuramente due chiacchiere. Allora, buon divertimento e buon lavoro per domenica, ecco, questo è importante, sabato e domenica raduno di paracadutisti a Vittorio Veneto. Grazie Barbara, come sempre saluto. Ciao. Allora, carissimi amici, come avete sentito, Barbara De Nardi, assessore al centenario, ancora da lavorare molto per il raduno dei paracadutisti, a cui io faccio un in bocca al lupo e gli dedico il testamento del capitano del coro della Brigata Alpina Tridentina. L'ultimo pezzo.
Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. E bentornati in trasmissione, ben arrivati se questa è la prima volta che ascoltate L'Italia ascolta il Piave, il programma radiofonico ormai da 4 anni in onda qui dai microfoni di Radio Vacanze. Fa sempre piacere se volete venirci a trovare in via Bartolonguno, oppure potete scrivere al 320 46 87 503 per quello che riguarda le vostre domande, i WhatsApp, audio WhatsApp, che messaggi audio su WhatsApp, avremo ben modo di leggerli insieme e di ascoltarli. Intanto ringrazio Claudio del coro Analpino Roma che ci ha scritto, che ci ringrazia per la citazione, ma lo consideriamo un dovere tra persone che vivono per dare voce ai ricordi di questi nonni in grigio verde. Bene, alcune notizie che mi ha passato la redazione, vi voglio citare che il 29 settembre al Forte Militare di Montecchio sarà possibile visitare la mostra 100 anni di memoria, 29 settembre 2018, importantissima data, non mancate a Forte Montecchio Nord, appunto quando arrivate dalle 9.30 del 29 di settembre fino a tarda sera. L'ingresso è gratuito, l'articolo lo potete trovare anche sull'Ecco Today. Poi abbiamo ancora da segnalare la mostra Si combatteva qui, la grande guerra a Casale sul Sile. Anche qui veramente un qualcosa di particolare. A Casale sul Sile, dal 6 al 14 ottobre, presso Villa Bembo a Callari e la chiesetta della Visitazione, ci sarà una mostra fotografica sulla Grande Guerra, il punto intitolava Qui si combatteva. La mostra è di proprietà dell'Associazione Nazionale Alpini di Milano, che le ha realizzata in bocca al lupo per questi ragazzi, appunto, che è uno spirito di fratellanza molto importante. Allora, la mostra appunto dal 6 ottobre alle ore 17, importante, a Villa Bembo. Poi ancora un'altra notizia, mi ha segnalato la nostra redazione, a Palazzolo, vediamo che cosa ci dice, che ci segnala ancora. A Palazzolo ci sarà la Fondazione Cicogna Rampagna di Palazzolo, presenta una importante mostra che si concluderà appunto il 4 novembre. Andate a vedere perché c'è l'arte di ricordare tra trincee e vecchi ricordi appunto di persone che hanno costruito questa mostra. Andatela a vedere anche qui. Purtroppo ci sono pochi eventi qui nel centro Italia e questo veramente mi dispiace, però ci siamo noi che riusciamo a raccontare la grande guerra anche qui via radio. Allora, un'altra segnalazione, voglio farvi conoscere le donne e la grande guerra. Anche qui se ne parla veramente troppo poco, e la faranno al Teatro Manerbio a Brescia giovedì 4 ottobre. Prendete appunto poi di queste nostre chiacchierate, comunque il podcast vi arriverà tra poco al termine della trasmissione. Intanto faccio i miei complimenti a Paolo Gerolla per come dirige il suo gruppo Cimiteri Militari su Facebook. Andate a vedere questo bellissimo gruppo, cercate Paolo Gerolla, chiedetegli amicizia. Lui è amministratore di diversi gruppi che parlano appunto di sulla Grande Guerra. Veramente è una bella persona. Grazie Paolo per l'aiuto che dai anche alla trasmissione. Poi ancora vediamo un po' se c'è qualche altra cosa che mi interessava farvi vedere, vediamo un po' la redazione mi riempie di messaggi, ma a fare la scelta, eccolo qua, vediamo un attimo che sia importante. Musica al Bruzan, era praticamente tra la Offenbach e la Grande Guerra. Ecco, anche qui da non perdere queste manifestazioni che sono veramente importanti. Domenica 30 al Palazzetto Bruzan, il soprano Laranum e il tenore Frallan Aubert sono accompagnati dalla fisarmonica
di Pierre Cusac, ecco, per unire questa, diciamo, queste musiche che appunto sono ispirate alla Grande Guerra. Bene, tanta chiacchiere, tante realtà, ma soprattutto la cosa più importante è conservare la memoria. E cosa di meglio che conservare la memoria che Monte Nero, sempre del CONO ANA Roma, grazie al nostro amico Claudio. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. E bentornati con Gianluigi qui a Radio Vacanze per L'Italia ascolta il Piave. Come sempre vi ricordo che al termine della trasmissione c'è un bellissimo podcast ascoltabile direttamente anche su iTunes, Spreaker e YouTube, che parla appunto della trasmissione. Troverete tutti quanti ovviamente gli indizi, le informazioni che vi abbiamo detto e soprattutto una compagnia importante per un'ora di trasmissione. Vi ricordo che i podcast sono scaricabili, dunque si possono tenere sul telefonino e ascoltare anche magari mentre uno ha del tempo libero a disposizione, anche magari mentre fa una passeggiata. Questi sono i nuovi mezzi che mette a disposizione la tecnologia ovviamente moderna di allora. Bene, voglio segnalarvi una cosa che mi è appena arrivata sul gruppo Facebook Grande Guerra 1915-1918, un'altra manifestazione dedicata all'87esima squadriglia La Serenissima,
Inaugurazione del 6 ottobre 2018 alle ore 10:30 al Museo delle Forze Armate 1914-1945 a Montecchio Maggiore, Vicenza, via del Lavoro 66. Il tenente Francesco Ferradin è uno dei piloti protagonisti della mostra in memoria di Angelo Rossi. Dunque anche qui tanta storia da non perdere, radici importantissime. Allora, noi intanto prego la regia di cercare di mettersi in collegamento con Pierpaolo Cervone per parlare anche con lui di uno dei tanti suoi libri, dei personaggi che lui ha deciso di raccontarci oggi. Vediamo se lo riusciamo a trovare, il nostro scrittore che ha scritto diversi testi per Muggia. Ciao Pierpaolo, benvenuto su Radio Vacanze, buongiorno. Come stai? Bene, grazie anche a voi, spero. Come no, noi siamo sempre qui sulla breccia, non molliamo mai. Bene. Ci mancherebbe, si scende in trincea ogni mercoledì che si apre una trasmissione. E la trincea era un'altra cosa, ma insomma, lo sappiamo. Vabbè, noi, viva Dio. Allora, oggi, dopo appunto la nostra chiacchierata sul nostro personaggio della scorsa settimana, oggi di che ci parli? Qual è il personaggio che vuoi raccontarci oggi? Io, per rimanere tra i marescialli, parlerei di un maresciallo di Francia, che forse il pubblico italiano conosce poco, ma che è stato un grande personaggio nella storia francese della Grande Guerra, e che il generale Joseph Joffre, che è stato un maresciallo di Francia, protagonista della Grande Guerra sul fronte occidentale. Possiamo chiacchierare di questo personaggio, raccontare un po' degli aspetti che lo hanno reso famoso. Certo, perché come giustamente tu hai detto sempre più volte, non è che la Grande Guerra si è combattuta soltanto sul fronte nord-est. Sicuramente. Le pagine più dure, le più atroci si sono svolte sul fronte occidentale, dove ha combattuto questo generalone che era un grande grosso, che mangiava ogni pasto dei suoi, avrebbe saziato sicuramente due uomini, e arrivava prima la pancia e poi arrivava lui. E nonostante i numerosi errori che ha accumulato nel corso della Grande Guerra, è stato però salutato a Parigi in occasione del funerale con un grandioso funerale, gli hanno attribuito il titolo di maresciallo di Francia. Lui ha cominciato molto male la Prima Guerra Mondiale, andando a combattere e andando a cercare di recuperare subito quelle due regioni, l'Alsazia e la Lorena, che erano nell'obiettivo della Francia di recuperarle dopo che gliele aveva strappate alla Germania dopo la famosa battaglia di Sedan nel 1870. E quindi questo era l'obiettivo principale dell'esercito francese. Peccato che i tedeschi nel frattempo stavano scendendo dal Belgio verso il cuore della Francia, verso Parigi, e lui non se ne fosse reso conto. Per cui poi è tornato ovviamente indietro, è tornato a combattere soprattutto nella zona della Francia attorno a Parigi, ha avuto una fortuna sfacciata in occasione della battaglia della Marna, dove poi viene arrestata l'avanzata tedesca. Il merito non è tanto suo quanto del generale Gallieni, che essendo i genitori italiani lo potremmo anche pronunciare senza la I accentata, e quindi generale Gallieni, che si è accorto per primo, grazie alla segnalazione che è arrivata da aerei osservatori, che l'esercito tedesco in marcia sulla Marna stava offrendo il fianco all'esercito francese con l'aiuto delle divisioni britanniche, per cui quello era il momento opportuno per la reazione degli eserciti francesi, alleati, e inglesi, certo, per frenare l'avanzata tedesca, cosa che poi è stata, e non ho caso che il generale Gallieni, o generale Gallieni, sia poi stato definito il difensore di Parigi, ma non solo di Parigi, perché è grazie a lui che vengono fermati i tedeschi sulla Marna. Poi in questo c'è anche il famoso episodio dei taxi della Marna, che l'inventore è proprio Gallieni, perché è lui che fa requisire tutte le auto pubbliche di Parigi, le fa convogliare tutte
davanti all'hotel des Invalides, sull'omonima place del cuore di Parigi, dove oggi ci sono i musei dedicati alla prima e alla seconda guerra mondiale, e grazie ai taxi riescono a trasportare nei rinforzi tunisini di 3.000 uomini, che non c'erano più camion, non c'erano più automezzi a disposizione dell'esercito francese, perché tutti impegnati nella guerra contro l'esercito tedesco, per cui con tutte queste vetture che vengono fatte partire da Parigi in direzione di Meux, dove dovevano arrivare i rinforzi per riuscire a frenare l'avanzata tedesca, immaginatevi lo stupore degli abitanti di tutti questi paesini o villaggi che da Parigi a Meux vedono sfilare nella notte le luci gialle inconfondibili dei taxi, e su tutti questi taxi c'erano 4 soldati tunisini che erano arrivati in rinforzo, e anche con questi contingenti si riesce a frenare l'avanzata tedesca sulla Marna. E Foch commette un altro clamoroso errore a Verdun, quando lui è convinto che dal nord-est non sarebbe arrivato nessun pericolo per l'esercito francese, quindi toglie numerosi cannoni dalle postazioni, dalle fortezze che erano attorno alla collina che sovrasta Verdun. Siamo nel nord-est, siamo sulla Mosa. E invece all'improvviso, nel febbraio del 1916, i tedeschi attaccano proprio da quella parte, comandati dal generale von Falkenhayn, e ci è voluto poco, ma per proprio un soffio, che i tedeschi riuscissero a sfondare da quella parte, anche grazie agli errori iniziali di Foch, che poi ovviamente rimedia e manda subito rinforzi nella zona di Verdun, dove poi assumerà il comando il generale Pétain, che passerà poi alla storia come il difensore di Parigi, il salvatore della Francia, perché è riuscito a fermare l'avanzata tedesca proprio sulle colline di Verdun, dopo una battaglia che sarà una delle più lunghe della Prima Guerra Mondiale, perché comincia a febbraio del 16 e finisce a dicembre del 16, quindi immaginate che cosa è stata la battaglia di Verdun, con 400.000 perdite sul fronte francese, 400.000 perdite sul fronte tedesco, più o meno è finita pari, ma è stato sicuramente il più grande macello nella più grande battaglia che si è combattuta nella Prima Guerra Mondiale sul fronte occidentale e in generale un po' su tutti i fronti, insomma, perché poi la grande differenza tra fronte italo-austriaco e fronte occidentale, che sul fronte occidentale le battaglie duravano molti mesi, anche la battaglia della Somme è durata 6 mesi, 10 mesi è durata la battaglia di Verdun, mentre italiani e austriaci, per fortuna, le battaglie, le cosiddette spallate di Cadorna, potevano durare 7 giorni, 10 giorni, 12 giorni, ma non di più, c'era un limite sul fronte nostro, anche a causa della natura in cui combattevamo, certo, contro l'esercito austro-ungarico, mentre dall'altra parte il fronte era più pianeggiante o tutto al più collinare, insomma non c'erano le vette che c'erano sui confini tra l'Italia e l'impero austro-ungarico. Senti, posso farti una domanda? Perché su quel lato combatté anche le truppe garibaldine, no? Quelle che erano con la... o sbaglio, non erano anche lì, diciamo, i rinforzi? Sì, sono andati inizialmente dei volontari garibaldini a combattere sul fronte occidentale, come c'erano peraltro i volontari americani che combatterono sul fronte occidentale con la famosa pattuglia aerea americana, che venne a combattere sul fronte occidentale, fino a quando poi nell'aprile del 17 sbarcò l'enorme contingente americano, e quello è quello che poi fece
pendere la bilancia da parte delle potenze, come anglo francese statunitense. Come sempre detto, io mi ricordo in una chiacchierata, la guerra in realtà l'hanno vinta gli americani, un po' che sia la prima che la seconda, solo quei mezzi che hanno portato era... Sicuramente dopo la battaglia di Amiens del giugno 18, gli americani poi incominciano lentamente a schierare i loro reparti. Il generale Pershing non li ha voluti mandare allo sbaraglio i suoi ragazzi, perché erano tutti ragazzi che non avevano alcun addestramento militare. Prima li ha voluti addestrare e poi li ha concessi alle potenze amiche, alla Francia, alla Gran Bretagna, al piccolo esercito belgo, ma con il contagoccia, perché lui non voleva mandare allo sbaraglio ragazzi senza alcuna preparazione. E nonostante le forti insistenze che ha avute dagli stati maggiori britannico e francese, ha resistito e ha schierato i propri contingenti. Teniamo presente che ogni settimana, ogni mese sbarcavano in Francia dai 200-300 mila uomini provenienti dagli Stati Uniti. Mamma mia. Ma lui li voleva schierare soltanto quando aveva avuto una certa preparazione, e non mandarli subito al fronte in modo scriteriato. Eccoci, allora siamo arrivati al termine del nostro tempo, mi riservo allora qualche altra domanda per la prossima puntata, e voglio parlarne ancora di questo fronte francese, che lo ritengo veramente importante, però come al solito mi sembra di rivivere qualche cosa, non so se tu sei convinto di quello che dico, ma i francesi fanno i danni e gli italiani li risolvono, come in quel caso, no? Beh, in questo caso l'esercito francese nei primi due anni di guerra, effettivamente il maresciallo Foch commise molti errori, eppure nell'immaginario popolare della Francia è stato un grande generale, perché comunque aveva saputo cucire un rapporto eccezionale con i suoi ragazzi, con i suoi soldati. Lui amava trascorrere molte ore delle sue giornate in mezzo ai soldati, in mezzo a quelli che i francesi poi hanno chiamato i poilus, ovvero i pelosi, perché non c'era il tempo in trincea per tagliarsi i capelli, per farsi la barba, per radersi, specialmente nelle trincee del fronte occidentale, ma anche in quelle del fronte italo-austriaco. E per cui questo suo rapporto da grande papà che ha avuto Foch con i suoi soldati, con i poilus, lo hanno fatto apparire perdonare. il papà buono di quei poveri ragazzi che sono morti a centinaia di migliaia, mamma mia, loro, nonostante questo generale che aveva cercato di infondere in loro la sicurezza e anche un certo trasporto affettivo. Morale, infatti, era chiamato le père du poilu, il papà dei pedoni. Bene, allora grazie a Pierpaolo Cervone, come sempre i suoi libri sono importantissimi, li trovate per edizione Murcia, come dico sempre io. Grazie ancora, allora alla prossima, grazie al prossimo mercoledì. Grazie. Ciao di nuovo e grazie. Ciao. Allora carissimi amici dell'ascolto, io voglio veramente dire un grazie molto forte al nostro storico, e in attesa di parlare con Leonardo Malatesta, grande ancora nostro amico del programma, vi dico: ascoltate Il Signore delle Cime.
Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. È come sempre che bello raccontare, parlare di cose che magari nessuno neanche immaginava. Siete ancora qui con Gianluigi per Italia Ascolta il Piave su Radio Vacanze, vi ricordo, ogni mercoledì e alle 14.30 e anche allo, degli speciali serali alle 19. E questi speciali, tutto il palinsesto, come dico sempre, lo trovate proprio nella home page del sito di Radio Vacanze, dove potete prendere addirittura degli appunti su quando ci saranno le prossime trasmissioni. C'è proprio la bacheca dedicata all'Italia Ascolta il Piave sotto la voce programmi, e abbiamo fatto appunto questo palinsesto e vi ricordo le date, che magari potete prendere gli appuntamenti o spostare magari per ascoltare il programma. Allora, l'Italia Ascolta il Piave appunto è andato in onda oggi alle 14.30, poi ci sarà un altro speciale il 3 ottobre alle 14.30, poi giovedì 11 ottobre ci sarà alle 19.30 e ancora giovedì 18 ottobre alle 19.30 e faremo ancora un altro speciale, ve lo dico perché è veramente, dopo il 19 ottobre ce ne sarà uno del 24 ottobre alle 14.30 invece, e la puntata finale della trasmissione per prima della festa del 4 di novembre 2018 per il centenario, dove vi ricordo è possibile partecipare insieme a me, a Enrico Muccitelli, a diverse manifestazioni, inclusa la visita alla tomba del generale Diaz presso Santa Maria dell'Angelo in Piazza della Repubblica. Comunque la sera del martedì 30 ottobre dalle 19 alle 20:30, un'ora e 30 dedicata totalmente alla memoria dei nostri ragazzi in grigio verde. Dico nostri perché sono figli d'Italia, dunque sono fratelli di tutti quanti noi, e a proprio questo dedico a loro la preghiera dell'artigliere. Preghiera dell'artigliere. A te, il Dio degli eserciti, sempre comunque, eterno Signore delle genti, noi artiglieri d'Italia eleviamo i cuori. Sii lodato, oh Signore, per la terra che ci donasti come patria, dove il tuo nome è venerato, dove la fede è fiamma che illumina la vita. Sii lodato e ringraziato per il vanto che donasti alla nostra bandiera, per la gloria che è eterna ai nostri eroi, per la pace che concedi ai nostri morti nella tua luce. Noi ti preghiamo, oh Signore, rendi il nostro cuore forte come la tempra dei nostri cannoni, il nostro braccio potente come l'uragano di fuoco che irrompe dai nostri pezzi. Fa che nell'ora della lotta aleggino a noi intorno gli spiriti dei nostri caduti ed avvampi in noi la fiamma purissima che rende granitica la fragile materia e l'anima esalta nell'offerta e nel sacrificio. Proteggi, oh Signore, la nostra patria, le nostre famiglie lontane, le nostre terre e noi tutti che in te crediamo. Benedici. Amen. Ed eccoci tornati in trasmissione qui dagli studi di Radio Vacanze, dove praticamente abbiamo la nostra redazione qui in via Bartolo Longo 1. Allora, vi posso dare ancora una notizia importantissima, che stiamo per chiamare il nostro Leonardo Malatesta, lo storico del programma che con noi ci ha aiutato in questi 4 anni di grandi, veramente grandi,
grandi chiacchierate, grandi ricordi importantissimi, grandi valori trasmessi a tutti quanti noi per dare importanza al contenuto dei nostri sforzi. Ecco, quello che si racconta è importantissimo. Io so che Leonardo ha degli importanti progetti e sta addirittura tenendo contatti per aprire il museo dell'ottava divisione Pasubio. Dunque sta veramente lavorando tanto. Tutti intanto, mentre poi proveremo ancora a richiamare Leonardo Malatesta, vi ricordo che tutti gli episodi intanto che sono andati in onda li potete trovare sulla versione podcast di Spreaker e iTunes per chi ha l'iPhone. È possibile appunto trovarli in questa maniera, e chi invece vuole ascoltarli dal sito basta che va sulla sezione programmi di Radio Vacanze, c'è una pagina della radio appunto intitolata L'Italia ascolta il Piave, dove può trovare più di 109 episodi raccontati appunto da me, da Leonardo e da tanti altri artisti come Massimo Neri, come appunto Andrea Rebora, la nostra madrina del programma Agostina D'Alessandro Zacchin, e Giordano Zacchin invece per quello che riguarda le musiche del coro della Brigata Alpina Tridentina, mentre come dicevamo all'inizio invece del coro Ana Roma bisogna fare dei grandi ringraziamenti a Claudio, sicuramente il segretario del coro della Brigata Alpina, Claudio Donigi, e al presidente l'architetto Morucci Stefano e al maestro Osvaldo Guidotti. Dunque siamo a posto, abbiamo accontentato tutti e noi chiediamo alla regia di riprovare a chiamare Leonardo Malatesta, vediamo se riusciamo a parlarci. So che è impegnatissimo, ci deve anche raccontare com'è andata la sua esperienza al Forte quest'estate. So che, non so se ve lo ricordate, Forte Listen ha condotto una stagione di visite fantastiche che è andata veramente veramente bene, e poi si è dedicato, ecco, non ci siamo, ci si è dedicato al suo libro, l'ultimo che ha fatto appunto sulla Grande Guerra. Sono arrivati a 28, se non sbaglio, i suoi libri sulla Grande Guerra, e li trovate poi tutti nella sezione libri della pagina di Radio Vacanze. C'è una sezione appunto nel menu chiamata libri, entrate e trovate tutti, ripeto, tutti i libri di cui abbiamo parlato appunto in questa trasmissione. Allora andiamo avanti con il nostro programma, se non prima però di non aver salutato e ringraziato Vincenzo Di Guida. Vi ricordo il suo settimanale gratuito, andate sulla pagina Facebook di Vincenzo Di Guida e scrivetegli e dategli il vostro consenso, perché vi arriveranno tutto la sua programmazione e il suo argomento veramente importante. Ah, ecco Leonardo invece che ci chiama lui. Leonardo, buonasera, benvenuto in trasmissione. Buonasera a tutti e buona giornata. Grazie, stavo parlando dei tuoi successi di quest'estate a Forte Listen. Beh, assolutamente, ripeto, è da maggio che siamo aperti e anche oggi ho avuto altre prenotazioni per ottobre di gruppi organizzati, quindi la voce si sta spargendo, il Forte piace anche il contatto con la natura e col bellissimo panorama che si gode, quindi questo vuol dire che di cultura si può vivere, e non è vero che di cultura non si vive, assolutamente. No, assolutamente, altrimenti saremo ben freschi qua, ma comunque c'è una grossa battaglia per tenere in piedi questa memoria. Ne dicevamo prima con la dottoressa Barbara De Nardi, il nostro primo nemico è la memoria, no? E questo, noi siamo qui apposta. Senti, assolutamente, ecco, perché come dicono tutti, o chi va a visitare un luogo, uno dei tanti luoghi della memoria della Prima Guerra Mondiale, va a dire Monte Ortigara, arriva nella spianata a quota 2105 e si trova davanti questa colonna mozza dove c'è scritto questa frase: per non dimenticare. L'importante è questo.
Noi l'abbiamo proprio raccolta e fatta nostra questa frase, non dimenticare. Assolutamente. Allora, parlavamo appunto prima, hanno raccontato un po' della tua storia, un po' di quello che hai fatto, ma voglio che tu oggi ci illumini con un altro personaggio. Cosa ci vuoi raccontare oggi? Beh, allora, di un personaggio che è noto, diciamo, soprattutto anche per perché è stata, come sapete tutti, le caserme, anche quella che funziona attualmente, sono tutte dedicate a una persona. Questa persona di solito è una medaglia d'oro al valor militare delle guerre mondiali, non solamente la prima, anche la seconda guerra mondiale. La caserma Ederle, così più famosa a Vicenza perché è una base americana della SETAF, la SETAF non è nient'altro che le truppe americane in Europa, è una sigla, è dedicata alla medaglia d'oro Carlo Ederle. Carlo Ederle era un veronese e muore nel 1917, maggiore di artiglieria dell'ottavo reggimento artiglieria da campagna, che poi diverrà nel secondo guerra mondiale ottavo reggimento artiglieria Pasubio. Allora, Carlo Ederle era mio fratello. Carriera, esatto, giovane ufficiale di carriera veronese, morirà proprio il primo del novembre 1917 in prima linea, osservatore di artiglieria. Quindi, e nelle varie lettere che invierà periodicamente ai fratelli, alla madre, al padre, leggendole si vedrà il suo amore per la patria, per lo spirito di sacrificio e di dovere che lui ogni giorno fece assieme ai suoi artiglieri. Non fu mai un ufficiale lontano dai suoi sottoposti, ma fu sempre vicino, anche perché morì in prima linea. Tra le altre cose ottenne un encomio solenne dal Duca d'Aosta, comandante della Terza Armata, oltre alla medaglia d'oro al valor militare, quindi alla memoria, perché morì proprio di fronte alle prime linee. Questo è interessante perché poi l'ottavo reggimento artiglieria verrà ridenominato dal 26 in poi Pasubio e parteciperà alla seconda guerra mondiale con la campagna di Russia, ottenendo in Russia la medaglia d'oro al valor militare alla bandiera del reggimento, reggimento tuttora esistente con sede a Persano, è uno dei pochi reggimenti dell'esercito italiano essere quadro di medaglia d'oro al volo militare. Dunque ce n'è da citarlo proprio a giusta memoria, ecco, via. Assolutamente. Possiamo anche ricordare che è un reggimento che nasce prima dell'Unità d'Italia, perché proveniva dal vecchio esercito piemontese. E la festa del reggimento, come sappiamo tutti, è il 15 giugno, scusate, la festa dell'artiglieria. Ecco, perché è proprio un reggimento di artiglieria e ripeto, uno dei pochi ancora viventi e che ha una grande tradizione, molte medaglie d'oro, una medaglia d'oro anche in Russia, il capitano Laviano, questo Carlo Ederle, e poi sarà anche il reggimento avrà anche una medaglia per l'opera a favore della popolazione nel 1976 del terremoto del Friuli, perché era dislocato in zona friulana. Dunque no, non manca sicuramente nulla a questo reggimento, ecco, via. Eccoci qua, sì, ci sei avvicinato a qualche fonte. Allora, ti dicevo, non manca sicuramente nulla a questo reggimento, ha veramente tutto insieme in una storia. Giusto, Leonardo? Assolutamente. E questo? Quindi... Sì, dimmi. Sì, perché proprio allora il 20 ottobre nascerà a Borgo Virgilio, vicino a Mantova, all'interno di una fortificazione asburgica che fece parte del Serraglio Mantovano, cioè del famoso quadrilatero, nascerà il museo dedicato alla divisione Pasubio in Russia, che per anche i non detti ai lavori, durante la seconda guerra mondiale, saranno delle divisioni formate da due reggimenti di fanteria e uno di artiglieria, e la divisione Pasubio avrà 79esimo, 80esimo fanteria e 8ª artiglieria, e poi la divisione Pasubio ha una particolarità, ha le mostrine giallo-rosse e ha il simbolo la lupa di Roma. Ah, ecco, pensa un po', qualche cosa strana.
Bene, allora ti ringrazio, ne parleremo più approfonditamente alla prossima, al prossimo incontro, ci sentiamo allora il prossimo mercoledì, intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Prego. Carissimi amici, seguite Leonardo Malatesta sia su Facebook che sul sito www.leonardomalatesta.it. Ciao Leonardo, grazie. Ciao. Carissimi amici all'ascolto, come vedete anche noi purtroppo il tempo è tiranno, ma non potevamo sicuramente lasciarci senza un omaggio a 33 Valore Alpino. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Ed eccoci qua, siamo arrivati ai saluti finali, come sempre vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi ringrazio del vostro tempo, vi ringrazio molto perché comunque è un programma molto forse particolare, ma io direi soprattutto è un programma per chi non lo conosce, magari può sembrare un po' retorico, in realtà noi cerchiamo soltanto di trasmettere della memoria che c'è veramente tanto bisogno perché far sì che questi tempi non ritornino più, questa è la mia e penso della volontà di chiunque partecipa a questa trasmissione, come appunto mi diceva il mio amico il sergente di Padova Michele, per me rimarrà sempre quello. Allora, carissimi amici all'ascolto, un grazie a tutti, vi do appuntamento al prossimo mercoledì e se continuate a seguire L'Italia ascolta il Piave e magari parlatene con qualche amico, andate sul iTunes e fate una vostra recensione in modo di far conoscere il programma e soprattutto di farci sapere a noi che lo facciamo se vi è piaciuto e che cosa vorreste ancora sentire. Di nuovo tante cose, buona settimana da Gianluigi qui dagli studi Radio Vacanze, un abbraccio e un saluto a tutti, alla prossima.
Hai ascoltato il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni, che ti dà appuntamento a martedì prossimo su www.radiovacanze.com.